Siccome siamo molto abituate a tornare a casa e dire scrivimi quando arrivo, ti posso chiamare durante il tragitto, eccetera, noi offriamo chiamate o pubblico-private dove teniamo compagnia alle persone in un dato tragitto. Più volte ragazze che a mezzanotte tornavano del lavoro e ci hanno chiamate e ti chiama perché ha paura. Cresci fin da bambina sentendo alla TV femminicidi, stupri, violenze, quindi tu da sola sai che è una realtà, che è possibile. Sì, purtroppo è un po' brutta tutta la strada che bisogna fare per arrivare in centro. Donne per Strada è un progetto sociale che è nato da un'idea di Laura De Dilectis, che è una psicologa clinica, che ha fatto una call to action su Instagram, seguito della morte di Sarah Everard a Londra, dicendo che non era possibile che noi tornassimo a casa e venissimo ammazzate. Così ci siamo unite in 10 donne e abbiamo dato vita a questo profilo Instagram, dove abbiamo iniziato a fare queste dirette per strada. Noi offriamo chiamate o pubblico-private, dove teniamo compagnia alle persone in un dato tragitto. Una persona si trova a piedi da sola, c'è sempre molta paura. Ci scrivono di solito l'ora, la zona in cui si trovano, chiamiamo queste persone e teniamo loro compagnia, chiacchierando. Ruotiamo, abbiamo dei turni. Sono riuscita ad entrare a casa, ma c'era un tipo che mi seguiva. Scusate se non vi ho risposto, ma ero in preda al panico. Usciamo di casa, ma non sappiamo mai se torniamo e come torniamo. È un problema che abbiamo tante, quasi tutte, la grande maggioranza, e che non se ne parlava, era un tabù. E in questi ultimi anni se ne è iniziato a parlare di più. La prima cosa che diciamo in queste situazioni, quando c'è, per esempio, pensano che qualcuno le stia seguendo, ma non ne sono certe, diciamo togli le cuffie, alza il cellulare, fa vedere che c'è il cellulare, così l'altra persona si rende conto che non sei sola, che stai registrando tutto. Di certo la cosa che è allucinante, ma che non è una questione di centro-periferia, è il fatto di quanto i posti erano poco illuminati. Questa è assolutamente una cosa che secondo me è proprio i nostri video aiutano a denunciare che dovunque tu sia, la luce non c'è nelle nostre strade. Tu cresci fin da bambina sentendo alla TV femminicidi, stupri, violenze, quindi tu da sola sai che è una realtà, che è possibile. Sì, io modifico la mia vita sulla base di essere donna, ma banalmente, cioè, se c'è un uomo dietro di me, io cambio di notte, soprattutto cambio strada, mi vesto in modo diverso a seconda di dove devo andare, ma non solo perché vado al lavoro e magari allora devo vestirmi in un certo modo. Poi c'è pure tantissimo victim blaming all'interno dei notiziari, quindi quando succede qualcosa a queste ragazze si sottolinea come era vestita, per esempio, si sottolinea perché era di notte in giro, che non dovrebbe essere importante. Una ragazza chiamò e lei è veramente molto agitata, è stata una diretta abbastanza intensa, in una strada buia e che tornando a casa e veniva seguita da quest'uomo. Si cerca di dare dei consigli, ma ovviamente noi non siamo lì e la diretta è un palliativo, cioè non è una soluzione a un problema. Come è finita poi in quel caso specifico? Che si è chiusa la chiamata e noi non abbiamo più saputo niente per un pezzetto e poi lei ci ha detto che stava bene. La gente ne parla di più delle violenze, parlare di aver subito una violenza è diverso rispetto a averlo potuto dire 50 anni fa. Penso che stiamo in un momento molto importante della storia del femminismo ed è il momento in cui tutta la società potrebbe diventare femminista se agiamo bene.